Buongiorno a tutte e buongiorno a tutte. E vi do il benvenuto in questa track 3, perché a tutti gli effetti, per chi ci segue da lontano, così sarà, e anche noi siamo nell'aula 3. E qui oggi abbiamo con noi Dina Riccò, che è professore associato del Politecnico di Milano. Si occupa di sinestesia applicata al design, al multimedia e all'accessibilità dei contenuti audio-video. Prima di lasciarle la parola, ricordo anche che per chi dovesse essere un docente, una persona che lavora nella scuola, si può registrarsi durante lo svolgimento della sessione, sia in presenza che online, accedendo all'indirizzo http://dav.c/prad22, e il codice della sessione è 2031. Il codice, lo ripeto nuovamente, è 2031. Detto questo, oggi Dina Riccò ci guiderà un po' in una storia di quello che è la storia dell'accessibilità, di come viene applicata ai progetti, di che cosa fondamentalmente si parla. Ci aiuterà a sbrigliare un po' il caso parlandoci sia di design universale, di design inclusivo e di design per tutti, e ci guiderà un po' a capirne le differenze. Lascio grazie. Direttamente la parola, grazie mille. Buongiorno a tutti, presenti e distanti, sono onorata di questa, devo dire, partecipazione così estesa. Mi fa molto piacere essere qui in un evento che ogni anno vedo è di dimensione sempre maggiore, si arricchisce di iniziative e di contributi. È il mio terzo anno che partecipo ad Accessibility Days e quest'anno mi sento, devo dire, particolarmente coinvolta sia per le tematiche che riguardano la mia area di ricerca, l'accessibilità, una delle mie aree di ricerca, sia perché come Politecnico di Milano, Dipartimento di Design e Scuola del Design, quest'anno patrociniamo l'iniziativa. E nello specifico come gruppo di ricerca SavLab presentiamo proprio a questo piano, in fondo al corridoio, la mostra Controsenso con progetti che i nostri studenti hanno realizzato durante il laboratorio didattico di quest'anno e che riguardano l'accessibilità museale. A questo progetto hanno dato un supporto scientifico la Fondazione Istituto dei Ciechi, RAI Accessibilità Pubblica Utilità, gli organizzatori di Accessibility Days, che ovviamente noi tutti ringraziamo per la disponibilità e il supporto che hanno dato nel portare avanti questo progetto. Non so se le slide si vedono, ma sono io che le devo portare avanti in questa modalità insolita. Devo puntare dove? Ma mi sa che è già in fondo. Ecco, vorrei dedicare il mio contributo è diviso in due parti, una prima parte di base che parte un po' dall'esperienza di ascolto di questi ultimi anni in cui il tema dell'accessibilità inizia ad aprirsi al pubblico e alle discipline e talvolta si dà per scontato di avere su questo un'accezione condivisa. Oppure altre volte viene considerato come equivalente ad altre parole che talvolta vengono considerate come sinonimo. Penso innanzitutto alla parola inclusione. Già questa mattina nell'organizzazione appunto sono uscite alcune accezioni del significato di accessibilità. Ogni parola sappiamo ha delle proprie specificità. E in questo caso specifico neppure i dizionari ci danno aiuto, perché ce ne danno delle accezioni, delle definizioni che potremmo dire quasi tautologiche. Accessibilità è rendere accessibile, no?
è un po' poco come definizione e tra l'altro la stessa presenza della parola accessibilità sui dizionari è recente. La definizione più estesa che ho trovato nei dizionari è questo dizionario Garzanti, in cui almeno viene un po' contestualizzato dove questo essere accessibile, ossia qui si esplicita all'interno di un sito web e quindi inizia un po' a contestualizzare quello che è il concetto. Quindi per capire un po' il significato del termine accessibilità dobbiamo prendere altri riferimenti, altre forme e altre fonti. Nel contesto specifico della progettazione, nell'architettura, nel design, che insomma è il mio settore di studio e di lavoro, di esperienza didattica, a questo interno anche gli specialisti hanno difficoltà a distinguere espressioni che sono fra loro simili e quindi si parla di design accessibile ma anche di design inclusivo. Si parla di universal design, si parla di design for all. Vorrei quindi nella prima parte del mio contributo fare alcune riflessioni anche sulle terminologie. La seconda parte sarà più esemplificativa di quelle che sono le esperienze di progetto didattico che stiamo conducendo all'interno del Politecnico di Milano, la Scuola del Design. Con l'obiettivo di formare dei futuri progettisti che abbiano la consapevolezza innanzitutto del progetto accessibile, quindi non di fornire delle soluzioni ma di acquisire una consapevolezza, no? Di questa necessità. Nel progetto faccio un brevissimo excursus di quello che è il concetto di accessibilità nel progetto. È un concetto che è stato acquisito solo recentemente. Il concetto di accessibilità inteso come raggiungibilità e fruibilità degli spazi, luoghi e architetture è un concetto che nel passato non c'era. Perché nelle società antiche prioritari erano altri fattori, quali ad esempio la sicurezza o la protezione dal nemico. Ma anche in seguito, anche nell'umanesimo, quando l'uomo è comunque posto al centro, l'accessibilità non è ancora considerata, perché ci si riferisce a quello che è un uomo ideale. Ricordo l'uomo vitruviano che è stato disegnato da Leonardo, che diventa appunto il simbolo per un'architettura appunto a misura d'uomo e fino all'architettura moderna, quindi fino al modulo di Le Corbusier, che è la prima edizione del 1948, si riferisce ancora a un uomo ideale, non reale. E la manualistica che segue a questo, la manualistica che anch'io mi sono formata su questa manualistica, quindi ormai a fine degli anni Ottanta, ma insomma non sono secoli fa, si riferisce appunto a un uomo medio, a un uomo standardizzato. Ma l'uomo medio qual è? L'uomo medio, così secondo l'uomo ideale che ci viene definito, sulla percentuale, sulla totalità di persone raccoglie poche unità nella percentuale, perché ognuno ha delle sue specificità che sono caratteriali ma anche sulle caratteristiche percettive proprie ma anche dimensionali già solo nell'evoluzione della vita, no? Da quando si è piccoli bambini a quando si è anziani non si è uguali, cioè c'è un'evoluzione. Quindi qual è questo standard al quale riferirsi? Martin Cigg, nell'obiettivo accessibilità dell'Osservatorio Accessibilità dell'Ordine degli Architetti, distingue nella fase di progetto a partire dal periodo moderno, grazie, tre fasi, quindi la fase della progettazione per un'utenza standard, che è un'utenza astratta, ideale per pochi,
ha un'utenza, ha una progettazione che invece è rivolta a un'utenza specifica, una progettazione su misura rivolta alle persone con disabilità, infine alla fase attuale in cui ci rivolgiamo invece a un'utenza ampliata, a tutti, questa utenza ampliata. E le parole che sentiamo utilizzare per definire questo approccio che è rivolto a un'utenza ampliata sono parole diverse fra di loro. Quindi sentiamo parlare di è scritto molto in piccolo, ma le cose essenziali le pronuncio. Sentiamo parlare di universal design, di design for all, di accessible design, di inclusive design. Ho schematizzato, ho cercato di schematizzare un po' in questa tabella quelli che sono luoghi, autori, date, definizioni, principi, per capire un po' anche se, quali sono gli elementi di affinità e quali sono le differenze. Universal design identifica l'approccio americano, quindi vedete sul dove che ognuno ha una sua collocazione geografica di nascita. Universal design identifica l'approccio americano, il termine è stato coniato da un architetto che aveva una disabilità perché comunque era in carrozzina, Ronald Mays, nel 1985, quindi è la prima di queste terminologie che viene presentata, coniata, per indicare la progettazione di prodotti o ambienti utilizzabili da tutti nella maggior estensione possibile senza necessità di adattamenti o ausili speciali. Quindi non a tutti, ma comunque nella maggior estensione possibile. 12 anni dopo, quindi nel 1997, il Centro per Universal Design, che è formato soprattutto da progettisti, da architetti, designer, tecnici, ricercatori nell'ambito della progettazione ambientale, ne definisce i 7 principi, che poi questi 7 principi verranno in vari modi ripresi anche negli altri approcci al progetto. Sinteticamente sono utilizzo equo e non discriminatorio, utilizzo flessibile, utilizzo semplice e intuitivo, riconoscibilità, tolleranza dell'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi adeguati. Secondo approccio, Design for All, la provenienza è europea, è un concetto adottato dall'Istituto Europeo per il Design a Disabilità nel 1995, che viene definito nel 2004 come il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Non aggiungo nient'altro perché so che dopo di me è previsto un intervento autorevole sul tema e quindi sicuramente ci darà maggiori informazioni più precise di quelle che posso dare io in merito. Poi accessible design, troviamo questa espressione per la prima volta nella guida ISO del 2001, quindi la collocazione svizzera, ed è definito come il design finalizzato sul principio di estendere il design standard a persone con qualche tipo di limitazione delle prestazioni e massimizzare il numero di potenziali clienti che possono utilizzare un prodotto, un edificio o un servizio. Infine, in termini cronologici, diciamo così, inclusive design, che rappresenta l'approccio britannico, definito nel 2005 dal British Standard Institute come la progettazione di prodotti o servizi tradizionali che siano accessibili e utilizzabili da quante più persone ragionevolmente possibili. E questo senza la necessità di adattamenti speciali o di progettazioni specializzate. Ora, cosa hanno in comune e in cosa si differiscono questi approcci? Cosa hanno in comune? Possiamo dire che tutti comunque sono rivolti a incrementare principalmente l'accessibilità. In cosa differiscono è più difficile è più difficile risponderlo in modo così preciso. Persone e colleghi, in un documentato studio del 2015, dice che c'è poco consenso internazionale
sull'uso del concetto di accessibilità nel progetto, e questa cosa è un danno. È un danno perché il fatto di non avere una certezza, di non avere una definizione condivisa sul termine di accessibilità, e ripeto, mi sto rivolgendo al contesto del progetto, significa anche avere una minore possibilità di misurazione e quindi di valutazione di quelle che possono essere appunto le applicazioni di progettazione accessibile. Nella nota della guida ISO del 2001, un minimo di riferimento ce lo dà in relazione a questo, ossia dice: termini come design for all, design senza barriere, design, inclusive design, transgenerational design sono usati in modo simile ma in contesti diversi. Quindi alcuni di questi sono più orientati, non lo precisa in verità il contesto, nella guida non precisa quali sono questi contesti diversi, però se andiamo ad osservare il contenuto nello specifico di questa guida che si occupa di accessibilità, di design accessibile, alcuni riferimenti interessanti ci sono. Anche qui è scritto molto piccola, ma le cose importanti le dico. Quindi questa prima tabella, e sono interessanti soprattutto per il mio approccio del progetto, che non è del design in generale, ma mi occupo di design della comunicazione. Quindi ho trovato all'interno di questa guida dei riferimenti che negli altri approcci, diciamo, non ho trovato, nello specifico caso del design della comunicazione. Ad esempio, questa tabella è rivolta al progetto delle informazioni e per la definizione poi di standard, e nello specifico informazioni che possono essere etichette, istruzioni per l'uso, avvertenze, e ne distingue diversi aspetti, che sono aspetti sensoriali, aspetti fisici, aspetti cognitivi, addirittura le allergie. Sono presenti 7 tabelle, io ne ho riportate solo 3, che sono le 3 che relative appunto che possono essere d'aiuto per il design della comunicazione. Questa specifica riguarda il packaging, quindi l'imballaggio, i modi di apertura dei contenitori, e anche qui di nuovo gli aspetti sensoriali, fisici, cognitivi e eventuali allergie. Tra gli aspetti da considerare le simbologie, le dimensioni del carattere, la luce, l'illuminazione, i formati. Terza tabella, riguarda il progetto delle interfacce, sempre diviso secondo i 4 parametri che abbiamo visto prima, e ad esempio il progetto dei controlli e dell'interattività all'interno all'interno appunto dell'uso delle interfacce. Aspetti sensoriali, che sono aspetti visivi, uditivi, tattili, gustativi, relativi all'equilibrio. In sostanza, un fattore che a me sembra caratterizzare il design accessibile, per cui disciplinarmente ci siamo collocati all'interno di questo approccio rispetto agli altri, è questa grande attenzione sugli aspetti sensoriali, ai loro limiti, a come favorire una migliore percettibilità delle informazioni, e questo quindi lo rende particolarmente applicabile agli artefatti del design della comunicazione, che sono artefatti da vedere, da ascoltare, da toccare, sono libri, sono video, sono interfacce. E quindi dopo tutto questo percorso mi sono chiesta com'è che possiamo definire accessibilità, e devo dire che questa mattina mi sono molto riconosciuta in quanto è stato detto, perché siamo partiti un po' dagli stessi presupposti, no? Accessibilità cos'è? Cos'è accessibilità? Abbiamo dedicato a questo un laboratorio lo scorso anno, chiedendo agli studenti di rispondere cos'è l'accessibilità, e hanno risposto appunto con una parola, con un concetto,
Queste che vediamo riassunte qui non sono ancora le parole degli studenti, sono le parole che noi ritroviamo nella normativa, nelle linee guida. Quindi per la legge stanca, tanto citata, è una capacità, per la Convenzione ONU è una misura, per Diodati nel suo manuale sull'accessibilità è una proprietà, per il Ministero dei Beni Culturali è una condizione, per l'Osservatorio Accessibilità dell'Ordine Architetti è una caratteristica. Probabilmente è un po' tutte queste cose. Ma queste definizioni, diciamo così, così sintetiche che troviamo nelle norme e negli studi, non sono le stesse che troviamo nel vivere l'accessibilità. E quindi abbiamo chiesto appunto ai nostri studenti di dare una propria interpretazione di accessibilità, studenti che non hanno tutta questa conoscenza sulle norme, no? Quindi quando l'hanno fatto, diciamo, hanno risposto in relazione a quello che era il loro vissuto, la propria esperienza. E i concetti che sono usciti, che poi sono stati, che sono stati rappresentati con dei video, poi vi darò l'indirizzo nel quale sono tutti pubblicati, tra l'altro un progetto, anche questo fatto con la collaborazione di RAI Accessibilità Pubblico Utilità, le espressioni che escono sono queste che vedete, quindi accessibilità è coinvolgimento, è emozione condivisa, è conoscenza, vuol dire giocare accessibilità, vuol dire giocare insieme, insieme con tutte le persone, accessibilità è consapevolezza, accessibilità e condivisione, accessibilità e coinvolgere tutti. E questo viene da appunto studenti ventenni che non hanno nessuna esperienza diretta o di progetto fino allora sui temi dell'accessibilità, ma che mi sembra che bene esprimano e completino, no, quanto è emerso questa mattina, in cui si diceva accessibilità è libertà, è giustizia, no? E quindi è evidente che rispetto a quelle che sono le definizioni delle norme che comunque dobbiamo rispettare, ci sono poi un valore aggiunto che viene dato dal vivere questa condizione. Sono quindi arrivata a una accezione che a me sembra interessante, questa espressa da Iverson in un documentato studio dedicato proprio all'accessibilità nel contesto del design, che dice l'accessibilità è un concetto relativo, ossia implica problemi che sono legati agli artefatti, all'ambiente, agli spazi, e problemi che invece sono legati alle specificità, caratteristiche della persona. Quindi l'accessibilità deve rispettare norme e standard ufficiali, ma poi bisogna andare oltre rispetto a questo. E nel progetto appunto dobbiamo considerarne anche questi aspetti oggettivi. Aspetti oggettivi che noi riconosciamo in cosa dal punto di vista fisico. Ce lo dice la Convenzione ONU, e per cui li ritroviamo nell'ambiente, negli edifici, viabilità, trasporti, ma anche in tutti i servizi di informazione e comunicazione. E io mi colloco, noi ci collochiamo in questo secondo gruppo, in quanto design della comunicazione. Quindi questa mia seconda parte, che sarà più esemplificativa e che porterà alcune, un po' quello che è il nostro approccio al progetto e i risultati di alcune esperienze didattiche, sono nello specifico dell'accessibilità audiovisiva. Per capire cos'è accessibilità nella comunicazione, siccome è difficile definirlo, una prima operazione che possiamo fare è quella di trovare il contrario, ossia di dire cos'è che è inaccessibile e quando qualcosa è inaccessibile. Beh, qualcosa è inaccessibile quando l'informazione non ci arriva perché
ne ignoriamo l'esistenza e perché non arriva sui media che in genere consultiamo, quindi in questo caso rimane comunque nascosta, oppure è inaccessibile perché non riusciamo a comprendere questa informazione, perché il suo livello di complessità o per il modo in cui è articolato oppure per motivi linguistici, quando è scritto in una lingua che non conosciamo non riusciamo a comprendere proprio il messaggio, oppure ancora inaccessibile quando sono presenti delle barriere percettive che possono essere legate a caratteristiche della persona, ma possono essere anche situazionali, quindi legati all'ambiente o al contesto. Considerando quest'ultimo aspetto, quindi dell'accessibilità sensoriale, in un contesto specifico che è quello dei musei, l'ultimo rapporto Istat, pubblicato appena prima della pandemia, ci diceva che il 53% dei musei è attrezzato per l'accessibilità fisica, quindi con rampe, elevatori, eccetera, mentre solo 1 su 12 offre percorsi tattili e materiali che possono essere utilizzabili anche per ipovedenti e non vedenti. Questi dati, così come altri relativi a altri contenuti, perché penso in particolare alla scarsa disponibilità di libri in modalità in formati accessibili, libri che possono essere audiolibri o ebook accessibili digitalmente, ci dicono che in prossimo futuro le competenze del designer, anche solo per rispettare le norme, diciamo così, sarà un futuro impegnativo. E cito alcune delle norme che per lo specifico del design della comunicazione possono esserci come strumento di guida e di riferimento. Il piano del Ministero dei Beni Culturali nel 2018 ha redatto questo piano che prevede delle linee guida sia dal punto di vista delle barriere architettoniche che senso percettive, le WCAG che sappiamo appunto linee guida per l'accessibilità web hanno una grande attenzione su quelli che sono gli aspetti relativi alla percepibilità dei contenuti. Altra ancora, il Trattato di Marrakech che prevede eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e questo consente appunto di distribuire libri in formati accessibili, che possono essere braille, ebook, audiolibri, eccetera. Ancora appunto la direttiva europea, citata anche prima, sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, che sarà applicata a tutti i prodotti e servizi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025, che anche in questo caso negli allegati per i progettisti dà indicazioni molto utili e interessanti. Qui ne ho estratto solo alcune che riguardano nello specifico il design della comunicazione, ossia ci dice le informazioni devono essere presentate in modo comprensibile, in modalità percepibili, e altra cosa molto importante, che noi crediamo essere molto importante, sulla quale stiamo lavorando insomma, nei progetti che stiamo facendo con gli studenti, è di rendere disponibili le informazioni su più di un canale sensoriale. Quindi non preoccuparsi della ridondanza, ma questa diciamo moltiplicazione di uno stesso contenuto su canali differenti può essere appunto d'aiuto per tutti. Avete sentito insomma fin qui, parlavo al plurale anche perché mi riferivo a un gruppo, siamo un gruppo che si chiama SavLab, sinestesie audiovisive, a cui di recente abbiamo visto il peso che stiamo dedicando, il tempo che stiamo dedicando all'accessibilità, abbiamo aggiunto accessibili, siamo docenti, cultori della Scuola del Design del Politecnico di Milano. Ci rivolgiamo nello specifico a sensibilizzare e a far acquisire consapevolezza ai futuri progettisti sulle problematiche dell'accessibilità e di considerare il progetto accessibile come
un'opportunità per sperimentare esperienze fruitive alternative e non come limite, perché spesso per i progettisti il fatto di dover rispettare determinati requisiti e standard viene percepito come un limite alla creatività. E invece ribaltiamo la cosa e cerchiamo di coglierlo come opportunità per offrire delle modalità alternative di fruizione, perché un libro lo posso leggere ma non posso ascoltare, un video lo posso video ascoltare ma lo posso anche solo vedere in un determinato contesto, ad esempio se non voglio disturbare chi ho a fianco. Quindi le modalità fruitive si possono ampliare, possono essere utilizzate da tutti. Questo ci spiega anche la stretta relazione fra accessibilità e sinestesia. Noi ci occupiamo di progetto video in motion graphics, cercando di perseguire una congruenza sinestesica fra informazioni, quindi fra informazioni visive, la tipografia e l'immagine, fra informazioni uditive, quindi il parlato, i suoni e la musica, e di verificarne l'intercambiabilità. Per fare in modo che i diversi registri sensoriali e comunicativi possano farsi l'uno vicario dell'altro e quindi di essere sostitutivi nei contenuti, lavorando sulla traduzione dei contenuti. E quindi questo ci dice anche perché qual è la stretta relazione fra accessibilità e sinestesia. Questa è rappresentata una partitura intercodice che utilizziamo appunto come strumento per verificare su quale canale e quale tipologia di informazioni vengono fornite in una data comunicazione. Alcune volte vengono utilizzate in fase di progetto e alcune volte nella fase di analisi, no? E quindi a progetto concluso. Il nostro approccio al progetto. Noi abbiamo iniziato a lavorare sul tema dell'accessibilità ormai 20 anni fa, seguendo tesi di laurea. La prima tesi di laurea sull'accessibilità riguardava il contesto dell'accessibilità museale, che poi tra l'altro insomma, aveva avuto anche una diffusione all'esterno, c'era stato un convegno, la pubblicazione degli atti del convegno, insomma, quindi aveva avuto un certo seguito rispetto alla chiusura, la discussione della tesi di laurea. Poi abbiamo portato questo tema all'interno della didattica laboratoriale. Ci siamo posti come fare capire l'inaccessibilità di un contenuto audio-video, perché appunto lavoriamo principalmente con il video, e nella prima fase abbiamo lavorato essenzialmente con un metodo d'analisi, utilizzando strumenti d'analisi che vengono utilizzati nella cinematografia, in particolare questo metodo di Michel Schoen che viene chiamato metodo delle mascherature, ossia maschero un contenuto per verificare cosa delle altre informazioni negli altri registri riesco a comprendere, in sostanza per capire cosa vedo di ciò che sento e cosa sento di ciò che vedo. E capire appunto come un'informazione influenzi l'altra. In una prima fase abbiamo lavorato quindi solo sull'analisi e anche sull'ascolto di film senza video, quindi al buio, facendo degli esercizi di audiovisione e chiedendo agli studenti di rispondere a un questionario. Questa è solo una delle descrizioni, ma le descrizioni che escono sono descrizioni al buio, quindi con ambiente oscurato, piene di riferimenti visivi, per cui riesco a riconoscere che è un ambiente scuro, o in certe fasi che la scena è luminosa, riesco a costruirmi un'immagine mentale sulla gli abiti dei protagonisti, sull'età dei protagonisti, su come appunto sono vestiti e così via. Quindi mi faccio una mia costruzione mentale che poi ovviamente viene verificata nel momento in cui rivedo, audio vedo
il video. Ovviamente questo è un compito complesso perché non siamo abituati a solo noi vedenti, i vedenti, a solo ascoltare. E quindi comunque c'è un po' di difficoltà nel fare questo, però è un esercizio che ci dà una consapevolezza. Dalla prima fase di primo periodo, diciamo così, di analisi, siamo passati poi alla fase di progetto, utilizzando delle tecniche tradizionali, perché voi sapete, audiodescrizione, sottotitolazione, traduzione tattile sono tecniche che ormai hanno una loro tradizione e applicazione. Però quello che stiamo cercando di fare è di unirle e di considerarle non in un progetto alternativo che si affianca, ma in un unico prodotto. E quindi appunto nella filosofia Design for All, quindi rivolto a tutti. Audiodescrivere. Enuncio quello che sono i problemi. Considerate che noi lavoriamo su audio video che sono di breve durata, per cui sono 90 secondi, 120 secondi, non è l'audiodescrizione cinematografica o comunque di comunicazioni di lunga durata. Però solo per farvi capire il tipo di difficoltà che ci sono nell'audiodescrizione è che per audiodescrivere occorre anche riconoscere cosa è proiettato. Questa è una schermata, un aspetto che è stato rilevato da Bustamante nella sua tesi di dottorato, in cui confrontando le audiodescrizioni in più lingue, lei è madrelingua portoghese, in una c'è scritto sul piatto ci sono dei mandarini, nell'altra c'è audiodescrizione sul piatto ci sono delle patate. Quindi questo ci dice che la difficoltà dell'audiodescrizione non è solo nel come descrivo, ma significa innanzitutto come percepisco, no? Per cui io riporto ciò che ho precedentemente colto di quella rappresentazione. Questi sono alcuni esempi, questo nello specifico era rivolto a una schermata presa da un video di un gruppo di studenti, era dedicato all'audiodescrizione. Una delle parole chiave utilizzate in questo caso era appunto accessibilità e consapevolezza e ovvio ora ho solo una schermata qui, ma perché non abbiamo tempo per vederceli tutti, ma sono disponibili in rete, era dedicato all'audiodescrizione. Sottotitoli, problemi. Problemi distolgono l'attenzione, i sottotitoli traducono ma non traducono tutto, perché in generale traducono gli aspetti semantici tralasciando gli aspetti più espressivi. I sottotitoli sono percepiti come elementi aggiunti e non integrati al progetto. Dimostrazione di questo, nelle ricerche di Perego, riportate da Perego sulle rilevazioni con i tracciati oculari, vedete che su 14 fissazioni, 13 sono sui sottotitoli e una sulla scena. È vero, è un tempo lungo, diciamo così, ma questo ci dice appunto che i sottotitoli distraggono comunque l'attenzione dalla scena. Qui alcuni dati più precisi, solo due delle fissazioni sono sopra i sottotitoli, 12 sono sui sottotitoli e i tempi delle fissazioni. Come risolvere? Quello che stiamo cercando di fare è di considerare non il sottotitolo per se stesso, ma far diventare il sottotitolo come parte del titolo, ossia come parte della tipografia in generale. Ripeto, considerate che noi stiamo lavorando su durate ridotte, ovviamente sarebbe molto difficile fare questo su lungometraggi. E quindi stiamo cercando appunto di fare in modo che il testo sia integrato alla scena per evitare quel gioco di gerarchie che si crea nel momento in cui ho questa ripartizione così netta. Oppure di lavorare sull'intonazione del carattere, quindi dare espressività al carattere, utilizzandolo non nella sua regolarità, ripetizione sempre uguale, ma il fatto di enfatizzare alcune parole oppure alcuni cinetismi che mi possono suggerire già per se stessi un andamento o un timbro, una sonorità. Il terzo livello sul quale stiamo lavorando è sulla traduzione tattile.
gli esempi che vi sto mostrando, questo in particolare era come progetto video un book trailer, quindi finalizzato a promuovere la comunicazione di un libro, in cui, come vedete, il rilievo ottenuto con una tecnica di stampa che si chiama UV, ossia una vernice particolare che dà spessore, dà rilievo, e cercando di differenziare le campiture con texture a rilievo differenti, per appunto far notare che ho delle campiture che hanno colori differenti. Tecniche di, in questo caso, ibride, perché abbiamo una stampa, una collage e anche una stampa 3D, o appunto un QR code tattile che rimanda a un progetto video relativo. Questo era cinetico, qui non si muove, e era comunque una stampa sempre 3D, la macchinina che si muoveva all'interno di un percorso, e un progetto fatto su Favole al telefono di Rodari. Ultima, per concludere, vi anticipo un po' i contenuti della mostra per chi ancora non è andato. La mostra è a questo stesso livello in fondo al corridoio, che abbiamo chiamato percorsi multimediali accessibili per il museo. Raccoglie i lavori che abbiamo fatto quest'anno con gli studenti, il laboratorio era dedicato all'accessibilità audiovisiva nel contesto museale per l'accessibilità all'arte. Ogni gruppo di studenti ha scelto uno specifico contesto museale milanese, quindi un'opera, una collezione, una mostra su quale realizzare un audio-video promozionale, con la finalità comunicativa di invitare alla partecipazione e quindi di anticipare un po' le emozioni della visita museale. Il titolo, ai progetti hanno collaborato dandoci supporto scientifico RAI Pubblica Utilità, Istituto dei Ciechi, gli organizzatori di Accessibility Days, che ovviamente ringraziamo tutti per la collaborazione e l'entusiasmo che hanno dimostrato sul progetto. Il titolo che abbiamo dato è Controsenso, un nome che racchiude la contraddizione delle barriere sensoriali con le quali ci si scontra quotidianamente, e nel contempo suggerisce le possibilità di sostituzione sensoriale, come se fosse senso contro senso, un senso può stare al posto di un altro, non per sostituirlo, ma insomma per farsi vicario e per suggerire una via alternativa. Il segno utilizzato schematizza un occhio che nella sua versione cinetica si amplia e si riduce il campo, amplia e riduce il campo visivo. Ho alcuni esempi in anteprima, quindi la mostra qui in fondo, sono 9 gruppi che hanno partecipato, all'ingresso la raccolta dei 9 progetti video, e nella sala più grande invece sono raccolti i materiali tattili. Se vogliamo possiamo far partire il video da qua, non credo di riuscire a farlo con il telecomando. Uscendo fuori dal portone della mia casa o degli spazi dove c'ho le pietre sonore, io credo che avrà necessariamente un altro rapporto con la natura, che è un rapporto di naturale affetto, è un elemento troppo spesso dimenticato. Pinuccio Sciola, 2015. Per anni l'uomo ha suonato la pietra attraverso percussioni, ma il vero suono della pietra si ottiene accarezzandola e non maltrattandola. Ogni pietra da raccontare qualcosa di sé, della sua storia. Chiudi gli occhi e osserva il mondo con le tue mani. Immagina di essere sott'acqua e sfiorare le pietre depositate sul fondale. A un tratto senti questi suoni. Sono suoni liquidi, onirici, che evocano sensazioni che abitano la tua memoria ma che non riesci a ricordare. La vita nel grembo materno.
Immagina le sensazioni che provi quando sfiori il calore di una fiamma, a quando passi le dita su una superficie ruvida e porosa. Sono suoni cupi e gravi della pietra lavica, dal profondo della terra. La pietra è la spina dorsale del mondo. Le tue mani possono svelare storie lontane e nascoste. Carezza il mondo con le tue mani, perché toccare è conoscere. Pietra sonora Pinuccio Sciola 2010, Triennale di Milano. Progetto didattico realizzato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità. Possiamo andare al progetto successivo. Questo era su appunto le sculture di Pinuccio Sciola. Questa scultura nello specifico è presente alla Triennale di Milano, ma di questo scultore sono presenti opere un po' in tutto il territorio nazionale, una collezione abbastanza consistente è all'Oxac dell'Università di Parma e appunto sono sculture che toccandole hanno una loro sonorità. È stato riprodotto il modello in 3D, in scala, e quindi qua lo trovate, è perfettamente identico alle sculture, devo dire, quindi la stampa è riuscita molto bene. Stampe che, come sapete, hanno delle durate molto lunghe, perché per stampare questa scultura che è di queste dimensioni, il modello, sono state necessarie 3 giornate ininterrotte. E accostate a questo in scala naturale appunto una ricostruzione in polistirolo che comunque ha una sua sonorità. Hanno integrato anche del materiale olfattivo e le pietre. Un secondo progetto dedicato a Boccioni. Ora io non so a che punto siamo con i tempi, perché se sono... Quindi se siamo in ritardo io vado avanti e non vi mostro i video, perché comunque li potete vedere direttamente in mostra. Se abbiamo tempo, questo in chiusura, o se no salto anche questo e vediamo. Direi che se ci sono delle domande magari diamo spazio alle domande, altrimenti magari possiamo anche chiudere con il video e con l'invito a vedere la mostra, che sicuramente sarà molto molto interessante. Qualcuno ha qualche domanda? Sì. Scusami. Salve, buongiorno. Buongiorno. Prima parlava di traduzione dei contenuti rispetto alle immagini. Mi chiedevo se ci fossero delle linee guida o comunque dei criteri quando si utilizza la traduzione del contenuto. Ad esempio, io ho una rivista sia cartacea che online e spesso le immagini devono essere tradotte appunto in parole. Ci sono dei criteri per cui operare questa traduzione o sono traduzioni sempre soggettive? Allora, il concetto di traduzione, ovviamente noi sappiamo che tradurre è tradire, no? Per cui il fatto di tradurre significa comunque di interpretare. Ad esempio nel caso specifico in cui io devo tradurre dal visivo al tattile, è ovvio che devo fare delle semplificazioni, perché la mia finezza percettiva tattile non è altrettanto rispetto a quella visiva, per cui mi occorrono dimensioni che sono differenti rispetto a... Quindi tradurre a volte significa anche togliere informazioni rispetto alla complessità. Alcuni aspetti che possono essere d'aiuto riguardano la percezione, i criteri che riguardano la percezione nei singoli registri sensoriali, quindi quello comunque è un riferimento. Ad esempio nella discriminazione tattile noi sappiamo che dobbiamo rispettare determinati, lo stesso Braille, no, è 6 mm per 3 per consentire una ottimale lettura, quindi comunque devo considerare questi aspetti. Poi è ovvio che non è come tradurre da una lingua all'altra, in cui ho un dizionario che mi aiuta in questo, pur nelle traduzioni possibili. Si lavora anche per tentative e per prove, il fatto di verificare cosa succede in una determinata soluzione.
Il lavoro che hanno fatto gli studenti in questo laboratorio è proprio in questa direzione. Quindi non so se ho sufficientemente risposto a quelle che sono le sue richieste. Io direi che abbiamo purtroppo finito il tempo, nel senso che è stato molto interessante e probabilmente molti di noi vorrebbero continuare ad ascoltare. Bene. Abbiamo la fortuna di poter venire a vedere la mostra, quindi intanto ringraziamo Dina Riccò e poi proseguiamo con la nostra mattinata. Grazie.